179 km contro il tempo per la seconda parte della tappa marathon dell'edizione 2020 della Dakar, da Shubaita ad Arad. Vediamo cosa è successo tra le moto. Il sole sorge sulla penultima tappa di questa Dakar, con la Honda di Joan Barreda che aprirà la strada agli altri concorrenti tra alcune delle dune più spettacolari viste in Arabia Saudita. Nonostante abbia terminato questa settimana sempre in top 3 ogni singola tappa, Barreda lascia minuti preziosi strada facendo quest'oggi, ritrovandosi da terzo a quinto nella generale nel volgere di pochi chilometri. Con Brabec, leader della generale, a Benavides e Barreda è stato ovviamente chiesto di fare da supporto all'americano per gli ultimi chilometri. Kevin chiude al terzo posto, l'undicesima tappa. Non ci è voluto poi molto prima che si formasse un nutrito pacchetto di mischia lì davanti, con i migliori ad andare quasi fianco a fianco. Brabec, Barreda e Kevin Benavides da un lato, inseguite dalle KTM di Luciano Benavides e del campione in carica Toby Price. Per Brabec non è un problema lasciare qualche minuto agli avversari in questa giornata, dal momento che inizierà l'ultima tappa di domani con 14 minuti di vantaggio sul diretto concorrente. E sentiamo l'americano una volta tagliato il traguardo della speciale. Oggi ho corso al 70% delle mie possibilità. Non ho voluto rischiare né il fisico né la moto. Domani sarà una giornata molto importante per noi e non vedo l'ora di correre. KTM alla carica quest'oggi, con Mathias Walkner autore del secondo miglior tempo, mentre la stella del team, Toby Price, difficilmente riuscirà a vincere la sua terza Dakar quest'anno, nonostante le abbia provate tutte. È stata una buona tappa, non posso dire diversamente, la Honda sta cercando giustamente di proteggere il proprio capitano e lo sta facendo molto bene. Oggi hanno corso con intelligenza, ma anche con velocità, commenta Price, quasi rassegnato a veder trionfare Brabec. Giornata eccezionale per Pablo Quintanilla, seconda vittoria in tre giorni. Il pilota Husqvarna ha spinto forte fin da subito, acquisendo un margine tale da essere quasi certo della seconda posizione nella generale. E guardate che sorriso a Quintanilla. Vincere la Dakar è sempre un'esperienza fantastica. Adesso è il primo posto di Ricchi nel mirino e anche se ha tanto vantaggio non si può mai dire la parola fine fin quando non si taglia la linea del traguardo. Domani vedremo come andrà. Quando manca una tappa al termine della Dakar, Brabec ha quasi 14 minuti su Quintanilla e oltre 22 su Price. Completano la top 5 Walkner e Barreda. Prima vittoria in questa edizione della Dakar per il campione del mondo della categoria quad, Sonic. Il polacco ha rifilato 3 minuti a Ignacio Casale. Il cileno ormai vede il suo terzo trionfo alla Dakar con oltre 20 minuti di margine sul secondo in classifica.